outside. This evening has been hoping that you so very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. What's your My father hurry? Will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better Beautiful, scurry. Please don't But maybe hurry. Just a half a drink Put more. Put some records on while I The neighbors might Baby, think. It's bad out there. Say, what's Ain't in no that cash drink? To be had out there. I wish I knew Your how eyes are like starlight to now. Break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no. Do you no, mind no, sir. If I move in At closer? Least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my I really mind? Can't Little stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Ragazzi, la colazione è pronta! Piper, alzati! Gabe, sveglia, ho preparato le uova! Mi dai un altro po' di succo? Salve Jasper, mi fa piacere sentirla. Sì, le quotazioni della torre stanno crescendo. Ciao Greg. Ciao Kate, dopo di te. Buongiorno, Chris. Buongiorno. Che progetti hai per le vacanze? Vado a Evergreen da zio Greg con la famiglia di mio fratello. Davvero? Io sono di quelle parti, Littleton. Ah, sì? Vai a casa per Natale? No, rimango qui. Papà lo passa con la famiglia di mia sorella. Le voglio un gran bene, ma con gli anni ci siamo allontanate. Allora, Emily, di quale pettegolezzo volevi parlarmi? Ti ricordi che la nostra capo ufficio ci ha raccontato della storia che stava scrivendo? Cani da slitta a Dallas? Sì. È riuscita a venderla. Cani da slitta a Dallas? Caspita, gran bel colpo. E si è licenziata. Licenziata? Chi organizzerà il party di Natale quest'anno? Kate, avresti un minuto? Signora Aldrin, apprezzo la sua fiducia nella mia capacità di affrontare le sfide, ma sono la vicepresidente senior dei progetti di sviluppo, non una capufficio. Abbiamo solo 2 settimane, la sala è esaurita, il locale è già pagato. Shelina è davvero troppo caro per essere disdetto. Lei non tiene conto della mia posizione. Lo sto chiedendo proprio a te, perché ti conosco e so che in quanto a organizzazione, scrupolo e cura dei dettagli, sei la numero uno in questo ufficio. Forse non è l'ideale, lo capisco, ma so che l'unica in grado di farlo è Kate Lockhart. E il progetto della Jasper Tower? Sarà temporaneamente riassegnato. Sa quanto ci ho lavorato? Quella è una mia creatura. Sì, e continuerà ad esserlo, credimi, dopo le vacanze. Oltretutto è Natale. È difficile che qualcosa vada storto. Andrà tutto alla grande, Kate. Sono assolutamente convinta che ne uscirai vincitrice. Non
non so davvero cosa fare perché non me ne è mai importato nulla del party di Natale dell'ufficio. A me interessa il progetto Jasper. Al party di Natale tutti cercano di svignarsela al più presto. Ti farai venire una buona idea. Questo non sarebbe compito mio. Scusi, uno studente mi ha trattenuta. Hai sempre una scusa pronta, Chris. Lo sai che non ho tempo da perdere. Cos'è questo? Sì, alcune nuove idee su cui sto lavorando. Chris, perché ogni anno ti metti in testa di cambiare qualcosa? La festa d'inverno è perfetta. Alla nostra comunità piace come è adesso. Sì, ma pensavo sarebbe carino poter sai fare... Sai cos'è anche... ancora più carino? Il fatto che sia arrivato un nuovo finanziatore pieno di denaro. L'iscrizione arriva un po' tardi, ma non rinuncerò a una simile donazione. Così saremo a posto per tutto l'anno. E chi sarebbe? Il padre di uno studente che inizierà dal secondo trimestre. Vuole assicurarsi che il figlio cominci con il piede giusto. Vedi? Caspita! Un piede giusto bello grosso. Senti, puoi annotare sulla mia agenda che domani sarò a pranzo con mio padre? Grazie. Ora che disponiamo di un extra nel budget per la scuola, potremmo ingrandire la sala pesi. Non l'abbiamo già fatto la scorsa primavera? Ma adesso possiamo renderla davvero all'avanguardia. E senta, sono 3 anni che chiedo di rinnovare l'attrezzatura artistica. Chris, i genitori apprezzano gli investimenti nel settore sportivo, non in quello artistico. E questo è il problema. Mi spiego? Ah, beh, dimenticavo. Domani pomeriggio passa a scuola, ti presento il nuovo sponsor. Domani inizieranno le vacanze invernali e sarò a pranzo a Denver. Alle 4 avrai già mangiato. Alla fine mio padre si è deciso a venire dalle mie parti. Sono passati tanti anni. Non sono poi così tanti. E siamo a un'ora di distanza. Le strade funzionano in entrambi i sensi. Sì, certo, lo so. Ma vedi... Ciao! 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 Pensavo che avessi invitato solo me a pranzo. È un piacere anche per me. Sì, scusami. Oh, ti ho sporcata. Allora, papà, è successo qualcosa? Ieri ero in soffitta per prendere alcune vecchie decorazioni di Natale. E qualcosa mi ha ricordato la promessa che avevate fatta a vostra madre. Quindi, benvenuti al vostro pranzo natalizio. Le avevate promesso che ogni anno avreste pranzato insieme a Natale. Se non sbaglio, sono almeno 2 anni che non lo fate. Sono stata così... occupata. Certo, comunque, ora siete libere. Quindi solo noi due, immagino. Già. Vi auguro buon pranzo e mantenete la promessa fatta alla vostra cara mamma. È chiaro? È chiaro. Buon Natale, mie adorate figliole. Carino il golf. Tu sei tutta carina. Dimmi, come stanno Piper e Gabe? Stanno bene. Immagino. Immagini? Beh, è che sai... Gabe se ne va in giro correndo come un tornado quando non dorme. E di Piper riesco solo a vedere la punta della testa. Mi mancano e ti sembrerà stupido dal momento che vivono con me, ma è la verità. Blake si comporta bene con loro? Ah, sì, certo. Sì. Con il fatto che si sta risposando ultimamente è un po' distratto.
questa settimana stanno con lui. E a te questo sta bene? Oh, nessun problema. Anzi, a volte preferisco la sua fidanzata a lui. Solo che, sai, tutta questa faccenda mi ricorda che non esco più con qualcuno da tanto di quel tempo. Beh, se non altro possiamo dire di avere qualcosa in comune. Salve, Kate Lockhart. Oh, papà ha scelto un posto raffinato. Come va il lavoro? Bene, a parte il fatto che la capo ufficio si è licenziata e dovrò occuparmi del party di Natale. Davvero? Beh, è divertente. Sei una grande organizzatrice. Solo apparentemente. Pare che io non sia l'unica ad avere problemi di lavoro. Quali problemi? Lavori in quella scuola da anni, dovresti aver inserito il pilota automatico. Sì, ma c'è la festa d'inverno. Che ogni anno è sempre la stessa. Un nuovo finanziatore ha donato una grossa somma e il direttore Sumner è sulla difensiva. Lui vorrebbe lasciare tutto così com'è. Ah, potessi farlo io al tuo posto. L'angolo della cioccolata, il villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio. Saprebbe farlo chiunque. Davvero, credi? Certo. Prova a organizzare un party per gli agenti immobiliari annoiati. Una sciocchezza. È una sciocchezza? Certo, anche perché avrei tanto tempo libero, non dovendomi occupare ogni giorno delle piccole pesti. Piper e Gabe sono bravi, saprei fargli sì, da mamma. Sì, come no? Ti vedo già nei tuoi raffinati vestitini alla moda, tutta presa a fare la mamma. I miei vestitini alla moda? Si può sapere di che parli? Tu non vivi in città da sola facendo un lavoro stressante. Non è tutto glamour e scarpe firmate. Jimmy Choo, vero? Ok, d'accordo, ho delle belle scarpe. Ma non puoi immaginare quanto sia dura la mia vita. La tua è passare dalle riunioni di insegnanti alla casa. Tu passi i weekend tra le spa e le feste mondane. Si tratta di lavoro. Non ho una vita privata, sono esausta. Organizzare la festa d'inverno in jeans per me sarebbe come andare in vacanza. Oh, certo, fai presto a parlare, perché non hai mai capito quanto sia difficile fare quello che faccio io. Non sai quanto mi piacerebbe poter organizzare un party in cui dare sfogo a tutta la mia creatività. Farei un figurone. Sul serio? Sul serio? Provalo, allora. Come? In che modo? Oh, per favore. È da tanto che non lo facciamo, dai tempi del fiasco con Teen Kinder. Ci scoprirebbero. A me no, di sicuro. Piper e Gabe lo capirebbero. Però sono da Blake questa settimana. No, non se ne parla. Fa come vuoi. Hai molte riunioni in programma? No, la signora Aldrin è stata molto chiara. Il party ha la priorità assoluta. La scuola è già finita, vero? Sono cominciate le vacanze. Quindi non dovrei insegnare in nessuna classe. Sarebbe divertente. Sarebbe una follia. Può darsi, ma la mamma voleva che stessimo di più insieme. Faremo una prova questo pomeriggio. E se ci accorgeremo che qualcuno ha capito, smetteremo subito. Ora sono una taglia 40? Di che lavandolo si è ristretto? Quella schiena, dai! Come un capo. Devi essere autorevole. Non ascoltavi mai i consigli della mamma? Ne sei convinta? Controlla la tua email. Ti ho inviato una breve nota di cosa hai in programma. E la chiami breve nota? È un elenco dettagliato evidenziato a colori. Ti guiderà durante la giornata. Ti basta quello che ti ho dato? Vedrò di cavarmela. Ci sentiamo più tardi. No.
Ti aiuto. Oggi in jeans? Sì, ecco, sai, ho rovesciato il caffè. Anche a me capita spesso. Ecco fatto. Grazie. È un piacere. Ci vediamo. Sì, grazie ancora. Chris, in orario una volta tanto. Direttore Sumner, vedo che non è solo. No, non sono affatto solo. Chris Dixon, ti presento il nuovo e generoso finanziatore, Tom Kinder. Salve. Salve. Ehi, attento. Oh, grazie infinite. Ciao. Ciao. Mi chiamo Tom Kinder. Io mi chiamo Kate Lockhart. Ok. Grazie. Sai, mi chiedevo se per caso ti andrebbe di venire con me alla festa di domani sera. Domani dovrò lavorare in biglietteria fino a tardi. Capisco. È solo che lascerò Los Angeles dopodomani, perciò ti prego. Forse mi è venuta in mente un'idea. Chiedo scusa. Ha un volto familiare. Ci siamo già incontrati? Non saprei dove, sinceramente. È solo un'impressione. Ma forse lei ha conosciuto mia sorella Kate Lockhart? È davvero curioso. Ho conosciuto sua sorella tanto tempo fa. Chris è responsabile del settore artistico. Sono 10 anni che cura l'organizzazione della festa d'inverno. Oh, beh, questo spiega tutto. Che cosa spiega? Ho dato un'occhiata al programma per la festa di quest'anno e così mi sono accorto che è esattamente identico a quello degli ultimi 10 anni. È vero, perché così è perfetto. A dire la verità lo ritengo un po' datato. Spero che la mia donazione ci aiuti a renderlo più accattivante quest'anno. È un'idea meravigliosa. Calma, un attimo. L'evento si svolgerà tra meno di 2 settimane, un po' tardi per i cambiamenti. Il tempo c'è? Sì, beh, è la nostra priorità. Assoluta. No, un momento. Dovremmo incontrarci al più presto e scambiarci le idee. Incontrarci? Perfetto. Dice? Perdonatemi, ho i suoceri in città. Potremmo vederci a casa tua. Papà, faremo tardi per cena. Dylan, vieni qui. Voglio presentarti 2 dirigenti della tua nuova scuola. Lui è il direttore Sumner e lei è la signorina Dixon. Dylan Kinder, il nuovo iscritto di quest'anno. Ciao, Dylan. È un piacere. Benvenuto. Ciao, Dylan. Stiamo andando a cena a casa dei miei cugini. Allora, potremmo vederci domani nel pomeriggio. Perfetto. Bene. È stato un piacere, Chris. A presto. È andata veramente alla grande. Già. Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene. Hai bisogno di qualcosa, Emily? Volevo accertarmi che avessi visto la chiamata arrivata mentre eri a pranzo. Sì, ti ringrazio. Sul serio, Kate, va tutto bene? Stavo dando un'occhiata al progetto per il party di Natale lasciato dalla capo ufficio. Non ha fatto niente. Ciao, Greg. Ciao. Ti ho portato un foglio che forse ti sei dimenticata di raccogliere. Oh! Niente di grave. Dovresti metterci del ghiaccio. Giusto, sì. Allora le voci sono vere. Ti occupi del party di Natale. Oh, beh, sai, qualcuno dovrà pur farlo. Buona fortuna. Se puoi, cerca di evitare la gara di poesie. Poesie, dici? Te ne sei dimenticata. Ah,
Io credo di averla rimossa, sì. Molto saggia. No, aspetta, hai per caso qualche suggerimento da darmi su cosa potrebbe piacere alla gente? Sai, ho un mucchio di idee, sì, ho una valanga di idee, ma tu conosci l'ufficio meglio di me? Non credo proprio, tu sei qui da più tempo. Oh, scusa, hai una macchia sulla guancia? Rischio di passare per un architetto che fa le cose alla vecchia maniera. Scusami, ha chiamato tua sorella, vuole che la richiami subito dal tuo cellulare. Cito testualmente, da un posto sicuro e al più presto. Davvero? E quanto avrebbe intenzione di cambiarlo? Più di quanto abbia voglia di discuterne, mia cara. A quanto pare Tom ha diverse idee. Sei proprio sicura che sia lo stesso ragazzo che hai incontrato tanti anni fa? Più che certa, anche lui mi ha riconosciuta. Cioè, lui crede che io sia te. Di la verità, avete provato di sicuro la stessa emozione di quando eravate giovani? No, cosa dici? No, naturalmente no. Mi ricordo che sei stata male quando è sparito di punto in bianco. Sì, ma è passato tanto tempo. Ok, in ogni caso interrompiamo lo scambio. Avrò modo di conoscerlo meglio, visto che lavoreremo insieme alla festa d'inverno e una volta finito tutto faremo in modo che vi incontriate. Oppure... Oppure? Andiamo ancora avanti. Cosa? Come sarebbe a dire? Vorresti... Vuoi continuare lo scambio di identità? Beh, sì, mi piacerebbe andarmene in giro trasandata un altro po'. No, sul serio, credi di essere in grado di farlo? Non penso che sia così complicato. Tu, invece... Ti va di continuare? Ciao. Nessun problema. Mi ero quasi dimenticata di quanto fosse bello il Natale a Littleton. Già, le nostre vite sono completamente diverse. A pensarci sembra assurdo. Quando è successo esattamente? Alle superiori, l'ultimo anno abbiamo preso strade diverse. E via via ci siamo allontanate. Ultima chance, sei sicura di voler andare avanti? In fondo è solo per pochi giorni. E poi dopodomani Gabe e Piper andranno da Blake, quindi non ci saranno problemi. Grandioso. Allora ci stai? Ci sto. D'accordo. Allora buona fortuna, Chris. Buona fortuna, Kate. Questo è davvero un Natale magico. Buon Natale a me. Ciao, Abby. Ciao, Piper. Ciao. Compra le noccioline. E così si va a cominciare. Abituare. Ah, mi ci potrei anche abituare. Il cibo è lo stesso, te lo prometto. Ok, il cane è a posto. Colazione, pancetta e uova. Ah.
cibo salutare. Come si cucina questa roba? Oh, maledizione! Tu non giudicarmi. Ehi, buongiorno. Scusa, stamattina la pancetta è un po' bruciata. Dunque, mi dai un bicchiere di latte? Certo. Se ho ben capito, vostro padre dovrebbe venire... Yogurt alle fragole! Cosa? Oh, sì, certo. Fragole. Ok, dicevo, quello è latte scremato. Io lo bevo intero. Giusto. Ora lo prendo. Mi serve un cucchiaio. Le mie uova? Le uova. Ok. No, prima che tu mi dica che non vanno bene, vostro padre sarà qui a minuti. Spero che le valigie siano pronte. Sono sicura che vi divertirete molto e vi voglio bene. Papà non verrà. Ah, non verrà? Cambio programma. Non può questa settimana. Cosa? Quindi resteremo qui. Tutta la settimana. Qui tutta la settimana? Oh, beh, caspita, io... Ecco, non me l'aspettavo. Devo fare una telefonata. A chi? Devo chiamare mia sorella. Sì, perché voglio chiederle di venirci a trovare. È sempre impegnata. Zia Kate non ha un attimo libero. Cosa? Ma no, vi sbagliate, non è affatto così. Zia Kate, la sua vita è... Lei è... È vero, è sempre molto impegnata, ma vi assicuro che vi vuole molto bene. Non importa. Come non importa? Perché adesso sei qui. Siamo felici di trascorrere le vacanze di Natale insieme a te. Giocheremo ai videogames. Faremo shopping. Andremo a pattinare. I canti di Natale. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Aspettate solo un secondo. Ok, ok, ora ditemi come lo avete scoperto. Mamma ci ha raccontato tutto. È stata lei a dirvelo. Tanto l'avremmo capito. Siete gemelle, non cloni. Beh, d'accordo, immagino che adesso andrete a prendere in giro vostro padre. No, quella parte era vera. Resteremo qui. È un'occasione da non perdere. Certo che gliel'ho detto, non posso mica mentire ai miei figli. Sì, ma vogliono restare qui tutta la settimana, quindi dovrò occuparmi sia di loro che della festa d'inverno. Eri tu quella che voleva mettersi nei miei ba... Ma tranquilla, se hai paura di non farcela. Questa tattica non funziona con me. Deciditi, perché sono quasi arrivata. Vediamo come andrà l'incontro con Tom e Summer. Ok. Va bene, ragazzi. Volete restare qui? Nessun problema. Ma ci saranno dei cambiamenti. Sei un patito del rosa? Non so cosa regalare a mia nipote. È tutto così banale. Sì, quanti anni ha? 8 anni. 8. Sì, è un'età difficile. Non sono più dei mocciosi frignanti e non sono ancora diventati degli orribili adolescenti. Allora te ne intendi di bambini? Beh, sì, sono zia. Mia sorella ha 2 figli. Non fa che parlarne. A proposito, devo ancora fare il regalo ai miei nipoti. Allora non gli farai un buono regalo? No. No, quest'anno zia Kate ha in mente altro. Che roba è? La gente li chiama asciugamani. Potresti aiutarmi a piegarli? Ci si dà sempre una mano in famiglia. Ma è mamma che se ne occupa. Beh, adesso non c'è e io non voglio farlo da sola.
Ciao, tutto bene. Aspetta. Ehi, bello, vuoi darmela tu una mano? Oh, oh, e questi cosa sono? I desideri di Natale. Ne ho parecchi che mi frullano in testa in questo momento, ma devo visualizzarli prima di realizzarli. Permesso. Oh, hai preparato una bacheca bella. Grazie. Scusate. Volevo dirti, oggi esco prima, devo comprare qualcosa per mia nipote e non sarà un'impresa facile. Per caso ti andrebbe di accompagnarmi? Potresti comprare qualcosa per i tuoi dei nipoti e aiutare uno zio sprovveduto. Vado a prendere la borsa. Perfetto. Avete la lavastoviglie, perché non la usate? Perché è rotta. Mamma vorrebbe farla aggiustare, ma non trova mai il tempo. Lo troveremo noi. Per lei. Grazie mille. Ehi, che cos'è? Dolci, oggi c'è il meeting. Perché non li hai cucinati tu? Siete adorabili. Alla fine ho chiesto un consiglio a mio fratello. Mi ha detto che Zoe è in piena fase scientifica. Davvero? La fase STEAM. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Non hai mai pensato di portarla a visitare il Museo di Storia Naturale e di Scienze di Denver? È davvero fantastico. Se vuoi, ti potrei procurare il programma. Vedo che hai anche un lato artistico. Quali altri segreti nascondi, Kate? La festa d'inverno è fra meno di 2 settimane. Forse è il caso di rimandare i cambiamenti al prossimo anno. Sì, il tempo è poco, lo so, ma non vuol dire che non si possa fare qualche miglioramento. Primo, la pista di pattinaggio. Che problema c'è con la pista? Tutti adorano pattinare. Chris, abbiamo tolto la vecchia pista il primo anno del tuo incarico. Sul serio? Scherzavo. Lo so che l'abbiamo tolta, ma... perché? Lo sai perché costava troppo. Bene. Il problema è risolto. Scusi tanto, mi tolga una curiosità. Mi spiegherebbe perché ripristinare la vecchia pista è così importante? Beh, sa, ho bei ricordi di quella pista. È permesso? Sono io! Kate, tu che ci fai qui? Papà, lo devo portare al più presto dall'oculista, ormai non ci vede quasi più. Sono Chris! Scusatemi solo un momento. Fatto a riconoscermi. Sono tuo padre. Ho imparato a distinguervi sin da piccoli. Cosa state tramando? Ti ricordi la lezione di geometria della signora Paulson? Sì, quando io e Chris fummo scoperti. Ah, non dirmi che avete fatto di nuovo uno scambio di identità. Ci hai chiesto di passare più tempo insieme. Sì, ma intendevo cose come fare shopping o andare insieme a farvi le unghie. È solo fino alla festa d'inverno, poi tutto tornerà normale. Non capisco perché. È stata Chris a cominciare. Ha detto che la mia vita è molto più facile della sua. E tu le hai risposto che non è vero, che è più facile la sua. Abbiamo pensato di non farci scappare l'occasione. Chris avrebbe potuto realizzare la festa di Natale dei suoi sogni e io avrei evitato di organizzare quella del mio ufficio. Ma a questo punto non credo che sia stata una buona idea. Temo di essere caduta dalla padella alla brace. Scusate se vi disturbo. Devo andare a prendere Dylan dai miei cugini. Lui è Tom Kinder e lui è mio padre, Ed Lockhart. È un piacere, signore. Piacere mio. Entro solo un attimo a salutare i ragazzi. Chris? È molto peggiorata la sua vista? In sua difesa va detto che io e Kate siamo 2 sorelle gemelle. Gemelle? Sì, non le ho... mi scusi. Credevo che Kate le avesse detto di avere una gemella identica a lei. Beh, l'ho vista soltanto una volta, ma è una cosa che sicuramente mi sarei ricordato. Molte luci sono fulminate. Oh, e ho paura che resteranno fulminate, visto che qualcuno ha deciso di fare dei miglioramenti alla festa d'inverno all'ultimo minuto. Mi farò perdonare. Ci vediamo.
Allora, credevo di dover fare la tua parte tutta la notte. Non si è proprio fatto vivo. Mi dispiace. Oh, ho fatto qualche regalo in più rispetto a te. Allora, come vanno i preparativi per il party? Faticosamente. Ti serve aiuto, Kate? Sì, voglio dire, è il minimo, dopo quello che hai fatto per me oggi. Beh, a meno che tu non voglia lavorare da sola, scelta che rispetterei. Anche se penso che saremmo una gran bella squadra. D'accordo. Ok. Buongiorno. Oh, buongiorno. Cos'è quello? Questo è succo centrifugato. Un giorno le vostre arterie mi ringrazieranno. Vorrei farmi perdonare riparando le luci natalizie. Pronto? So di chiedertelo all'ultimo minuto. Ah, grazie, amico. Sei libera per pranzo? Tanto per scambiarci qualche idea. Ne sono venute un paio, niente male, ma ci resta poco tempo. Sì, certo, stavo decorando casa di mia... cioè casa mia. Passo da te? Scusa, sono troppo insistente. No, no, mi piace stare in compagnia. Fantastico, a tra poco. Caspita, ha riparato le luci in un batter d'occhio. Non per niente mi chiamano il genio delle lampade natalizie. Ciao! Ciao! Tom ha riparato tutte le luci. Oh, che bello, era ora. Andiamo alla strada delle luci a comprare una stella da mettere in cima all'albero? Certo. Delle luci? Sì, è una tradizione qui a Littleton. La strada viene chiusa al traffico, è bello, c'è tanta musica e la gente fa gli ultimi acquisti. Sì, ma perché a questo nome? Perché i negozianti fanno a gara per esporre le decorazioni più belle. Ah. E da quello che vedo, le piacerebbe molto. Le va di venire con noi? Ok. Sempre che a mia figlia non dispiaccia. Verrei volentieri, se non le dispiace. D'accordo. Mi sembra perfetto. Ce l'ho quasi fatta. Ah, dimenticavo di darti la mia lista. Oh, sì, brava, grazie. Ecco, questa è la mia. Albero dei desideri. Sì, ne ho sempre sognato uno. Si scrivono i desideri su un cartoncino a forma di stella e si appendono all'albero. Cosa c'è? No, scusa, è solo che questo da te non me l'aspettavo. Davvero? Che ti aspettavi? Tartine assortite e quartetti d'archi. Ah. Questa cosa mi piace. Il concorso per il maglione più orrendo. Direi che è un classico. Desiderio segreto. Ecco, tieni. E questo è per te. Grazie. Buon Natale. Grazie. È per queste cose che mi sono trasferito qui da Los Angeles. Sul serio? Si spieghi meglio. In questo posto le persone sentono la magia del Natale.
Nelle piccole città si vive più rilassati. Sono cresciuta qui e ho sempre sognato di andarmene da Littleton. Al suo confronto Denver mi sembrava talmente eccitante. Bei negozi, ristoranti, teatri. Denver è solo a un'ora di distanza da qui, che ci vuole? A Los Angeles ci si impiega un'ora solo per trovare parcheggio. Le capita spesso di andare a Denver? Sì, continuamente, è proprio questo il bello. Si può avere il meglio di entrambi i mondi. Sa che questa cosa non l'avevo mai considerata? Allora ci pensi. Mamma! Mamma! Oh, sì, tesoro! Il puntale dell'albero! Allora, ti piace? Penso sia perfetto! Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the pleasure you have given me. Christmas tree, oh Christmas tree, the pleasure you have given me. How often has a vostra madre sarebbe piaciuto tanto. Afforded me the greatest glee. Grande idea il modellino di pan di zenzero. E doneremo tutto il ricavato all'associazione Habitat for Humanity. Io penserò alle dimensioni, ma serve il pan di zenzero. Lo faccio io, adoro fare i dolci. Chi si è impossessata di Kate Lockhart? Sai, potrei anche dirtelo, ma dopo sarei costretta a ucciderti. Scusa, è mia sorella. Ok, ne riparliamo. D'accordo. Ciao, come stanno i ragazzi? Loro stanno bene, volevo sapere come va. Ho scordato le chiavi. Wow, siete proprio due gocce d'acqua. Ciao, mi chiamo Greg. Ciao, Greg. D'accordo, stavolta vado via sul serio. Ciao, Chris. A dopo, Kate. A dopo. Chris! Greg a casa mia, no! Mi sta aiutando a organizzare il party. Chris, è convinto che tu sia me. Anche Tom pensa che tu sia me. Eravamo d'accordo che questo scambio non avrebbe in alcun modo alterato le nostre vite. Lo so. Sai cosa significa? Niente storie d'amore. Per nessuna delle due. Sì. È l'unico modo. D'accordo? Sì, d'accordo. Abbiamo diverse soluzioni. Sì, davvero. Le faccio vedere. Molte grazie. Aspetti. Allora, sei pronto? La mamma di Leo passerà a prenderti tra poco. Ecco, tieni un po' di soldi per i popcorn e per l'acqua. Niente bibite, quella è roba che ti fa gonfiare lo stomaco, è la verità. Ho solo 10 anni, ho tutto il tempo per guarire. Ehi, mettiti qui un attimo. Ho un sacco di cose da comprare, ci vediamo lì tra un quarto d'ora. Senti, nessuno è dipendente dalla tecnologia quanto lo sono io. 10 secondi, ce la puoi fare. Zoe, ti richiamo tra un minuto. Devi esserci anche tu. Dici a me? Sì, sei di famiglia. 10 secondi, ce la puoi fare. D'accordo, contiamo fino a 3 e poi diciamo buon Natale. 1, 2, 3, buon Natale! Ciao. Desiderio segreto? Senti, ti va di pranzare insieme? Così parliamo un po' del modellino di pan di zenzero. Scusa, oggi no. Ok. Va tutto bene? Sì, sono... Sono Piper e Gabe. Quanto sono carini, ti assomigliano tantissimo. In fondo non c'è da sorprendersi. I miei nipoti mi mancano molto. Ora li chiamo, voglio sentire come stanno. Fortunati ad avere una zia come te. È un'ottima notizia, passo più tardi a dare un'occhiata. Grazie. D'accordo, ammetto che hai ragione. Ho bisogno di una passeggiata. Salve! Salve! Un'altra cosa bella delle piccole città. Si incontra gente simpatica a spasso con il cane. Non ho mai avuto un cane? No, non l'ho mai avuto.
Dovrebbe adottarne uno anziché comprarlo. La penso anch'io così. Lei a quale canile si è rivolta? In realtà è stata mia sorella a prenderlo. Kate? Carino da parte sua. Senta, ho il grande piacere di comunicarle che stanno già allestendo la pista di pattinaggio. Sarà l'attrazione principale della festa d'inverno. Fantastico. Da voi non ci sono piste di pattinaggio su ghiaccio? A Los Angeles ce n'è una vicino alla spiaggia, ma non ho mai avuto il tempo di andarci. Lavoro? 24 ore al giorno. Già. D'ora in poi mai più. Cosa ha intenzione di fare? Unirsi a un circo? Forse in futuro. Ora voglio solo smettere di fare l'avvocato. Ah, e cosa vuol fare? Sto investendo in alcune compagnie di start-up, gente con idee grandiose e pochissime risorse. Si chiamano Kinder Angels. La cosa bella è che potrò lavorare da casa. Potrò stare vicino a Dylan e vederlo crescere. Dov'è diretta? Stavo tornando a casa. E poi vado a lavorare. Devo risolvere alcune cose, visto che ci siamo ridotti all'ultimo momento. Ah, sì, questa non mi annuova. Già. Se ha voglia di scambiare delle opinioni, mi chiami pure, o per qualsiasi altro motivo. Il mio numero ce l'ha. Senz'altro. Ok, ci vediamo. Ok. Ciao. Vieni, andiamo. Finalmente sei qui. Perché? Che succede? È arrivato Jasper. Jasper? È stata una sorpresa. La signora Aldrin vuole vederti. La signora Aldrin vuole vedermi? Ma perché? Jasper non vuole che il suo progetto venga riassegnato. O parla con te o molla tutto. Oh, no, no, no. Oh, sì. Devi parlarci subito. Non posso parlarci. Non mi sento pronta. Non posso. Conosci il progetto? No, non lo conosco. Cioè, non abbastanza. Kate. Non me la sento. Ok, dammi solo un minuto. Oh, vai. Ciao. Va tutto bene? No, le cose si mettono male. Un tizio di nome Jasper vuole assolutamente parlare con te e mi sta aspettando in sala conferenze. Io non so cosa devo fare. Vai in sala conferenze subito. Non è certo quello che mi aspettavo di sentire. Jasper è il mio miglior cliente. Fa finta di essere coinvolta nel progetto. Se è lì è qualcosa di importante. Ma io non so neanche che diavolo di lavoro fai. Allora stai per scoprirlo. Hai i capelli sciolti? Sì. Perfetto. Metti l'auricolare e fa quello che ti dico. Ok. Oh. L'ho vista entrare. Sarà qui a momenti. Kate, finalmente. Signor... Solo Jasper. Solo Jasper. Solo Jasper? Mi piace. Sarà il mio nuovo nickname. E quel buon vento la porta qui? Stavo appunto dicendo alla signora Aldrin che sono contrariato, molto contrariato. Le unità non si vendono. Lei dice che le unità non si vendono? Sì, sì, l'ho sentito. Ora digli che siamo a dicembre. D'accordo, ma vorrei farle notare che siamo a dicembre. E questo non è un buon momento... Questo non è un buon momento per vendere. Lo so, ma sono preoccupato. Di che lo capisci. La capisco, sì. Ha molto da perdere. Ha molto da perdere, dato che ha investito nell'affare. Infatti. Ma stia tranquillo, faremo in modo che la Jasper Tower Properties... Ma non si preoccupi, perché faremo in modo che la Jasper... Tower Properties diventi un'impresa di grandissimo successo. Diventi un'impresa di grande successo. Grandissimo. Lo spero, ho investito molti soldi in quegli appartamenti. Ah, gli appartamenti? Ah, ma guarda, sono vicino all'appartamento dove sto adesso. Cioè, voglio dire, vicino al mio appartamento. È dall'altra parte della strada. Deve sapere che la mia amica Hayley Blevins, lei si è appena trasferita qui. Lei prima viveva a Denver e si lamentava del fatto che a Littleton fosse difficile trovare una bella casa con vicino delle buone scuole. Chris, senti, dice che il mercato immobiliare si rivolge ai single e agli hipster. Chris! È il mio mercato. Sì, se è questo che vuole. Ha mai pensato di ridisegnare gli interni per renderli più adatti alle famiglie? Crede che non lo siano. Mi sembra più che evidente. Guardi quanto è piccola questa cucina. Come si fa a organizzare una cena di Natale in famiglia in una cucina così piccola? Serve più spazio per poterci mettere un'isola dove tutti possano riunirsi e chiacchierare. E poi guardi quel muro, blocca la vista sul soggiorno. È un peccato. Sì, perché la mattina di Natale, dopo tutta la fatica che hai fatto, è bello vedere i bambini scartare i regali vicino all'albero. Sembra una sciocchezza, ma è importante.
aspetti che non avevo considerato. Ad esempio, potremmo spostare la cucina sul lato est, aprire una finestra e disfarci di quel muro. Non è complicato. Sì, e a colazione si potrebbe vedere sorgere il sole. Sarebbe magnifico. Credevo che il target fossero i figli del boom tecnologico. È quello che pensano un po' tutti. Io l'avevo avvertito. Sì, lo so, mi aveva avvertito. Si incrementeranno le vendite? Digli che prima di tutto faremo un'analisi di mercato sul cambio demografico e poi, una volta portate le modifiche, il progetto decollerà alla grande. Sì. Sarà l'uomo delle famiglie. Mi piace. Buon Natale a tutti voi. Bel colpo, sorella. Ciao, ti andrebbe di aiutarmi con i materiali da costruzione? Volevo il meglio e ho chiamato mia madre. Suggerisce pudding al caramello. C'è solo un modo per scoprirlo. Gather your friends, open the door, light up the fire. It's Christmas time again. Shines for you and shines for me. This magical day for me. Oh, here he comes on the sleigh. It's Santa Claus with the reindeers. Yes, look at his bag. What's in there? Tell me. There's plenty of gifts for all the kids. Visto che sto organizzando questo evento di Natale, ho deciso che me lo godrò fino in fondo. Brava, mi fa piacere vedere che sei entrata nello spirito giusto. Una volta sono stata in un albergo di ghiaccio in Norvegia. Era come una favola, un mondo magico. Vorrei realizzare qualcosa di simile. Toni di colore tra il blu e il bianco, tante luci, palloncini, pozzi di ghiaccio con il fuoco e campanelle argentate da mangiare. Forte! Ho appena esaminato i tuoi piani con le modifiche, Chris, e devo ammettere che sono preoccupato. Dov'è il pupazzo gonfiabile, l'angolo della cioccolata e il villaggio di Babbo Natale? E il villaggio di Babbo Natale? Si deve sacrificare qualcosa per una questione di spazio. Signor Sumner, Tom ha fatto una donazione generosa con un preciso obiettivo: che la festa d'inverno possa fare un piccolo passo avanti. Ma sarebbe meglio pensare a cose un po' più semplici. Lo sono, infatti. Non gli sono mai piaciuti i cambiamenti. Tesoro, credo che il signor Sumner pensi che le tue idee siano troppo sofisticate. Questa è una piccola città. La gente vuol fare qualcosa, non solo ammirare le belle decorazioni. Dobbiamo rivedere il contratto per apportare sì, quelle mobile. Il pan di zenzero dovrebbe essere pronto entro stanotte, così potrò decorarlo. Vuoi che ti dia una mano? No, grazie tante. Quello è affar mio. Proverò a sorprenderti. Adoro le sorprese. Oh, ciao, Kate. Greg? Allora, Kate, ho appena letto la tua email sul party di Natale. Il maglione natalizio più orrendo, il karaoke dei canti di Natale. Ecco, ho paura che si discosti parecchio dallo stile della società immobiliare Aldrin. Ho esaminato il progetto di Kate. È forse diverso rispetto agli anni passati, ma ci sarà da divertirsi. Ok, sì, d'accordo, staremo a vedere. Tu pensi che le mie idee siano troppo provinciali? No, no, funzionerà alla grande. Hai un vero talento per le feste, andiamo. Avrei solo voluto fare qualcosa di diverso. Sì, anch'io. Non stai mangiando il mio gelato menta e cioccolato? Sì, il mio è dietro il brodo di pollo. Pensi che papà e il signor Sumner si sbaglino? No, insomma, mi piacciono le tue idee. Concordo con il cambiamento, ma dovresti ripristinare qualcosa per le famiglie con figli, altrimenti si annoiano. Si può fare. C'è ancora tempo e potrei chiedere un favore a uno dei miei contatti di lavoro. Tu almeno un piano B ce l'hai. Se le mie idee sono troppo provinciali, sarai tu a rimetterci. Ti ringrazio. È così, purtroppo. Lo so, ma andrà tutto bene.
Tu sai rendere il Natale meraviglioso, proprio come faceva la mamma. Magari lascia perdere il karaoke. È stato gentile venire con così poco preavviso. Sì, siamo gente flessibile. La squadra della festa d'inverno. Ma lei che ne pensa? Sumner non è affatto convinto. No, beh, secondo me ha fatto un bel lavoro, specialmente dopo le modifiche che le ho suggerito. Mi piace il tema del blu e del bianco. Davvero? Mm-hmm. Mi ricorda un albergo di ghiaccio in Norvegia. Dove? È Oslo? Gestito dai Grandersens? Mari e Jani. Sì, sì, ci sono stata 2 anni fa, ci ho trascorso il Natale. È stato incredibile. Ma dai. Deve essere piaciuto ai suoi figli. Ero sola, senza i miei figli. Sì, anch'io viaggio da solo quando posso. Ad esempio, quando Dylan va in vacanza con la madre. Noi facciamo a turno. Lo sente ancora il suo ex? Scusi, sono stato indiscreto, non avrei dovuto. No, no, è solo che... Sono riuscita a fare tutti i regali. Mamma! Ciao! Ehi! Bene. Ora devo proprio andare, mi aspettano a cena. È stato un vero piacere. Anche per me. Deve essere orgogliosa di quello che ha fatto. È stata davvero in gamba. Chissà cosa si inventerà il prossimo anno. Grazie mille. Scusa, zia, pessimo tempismo. No, ti sbagli, anzi, direi che è stata una fortuna. Se non altro mi hai ricordato che è solo una messa in scena. Si vede che ti piace. Ho ragione, il signor Kinder. Andiamo, è evidente. E anche tu gli piaci, è chiaro. Sì, ma a me piace per quello che è, mentre a lui piace Chris. Quando la smetterete con lo scambio? Comunque, è davvero bello averti con noi. Anche se mi hai costretta a sgobbare. Dai, il filo era tutto liscio. The leaves are falling, the days are getting colder. It's been a good year to be alive. We're all ready for a little vacation on December 25. We all love a lot and maybe fight a little, fight some. A che punto siamo con gli edifici di Pan di Zenzero per l'asta silenziosa? A buon punto, ho quasi finito di assemblare i pezzi. Da un'occhiata. Santo cielo, Greg, sono fantastici. C'è anche la Jasper Tower. Dovremmo piazzare una famigliola qui davanti. Tutto questo grazie a Kate Lockhart. Sì, beh... Ecco, a questo proposito... E ora non fare la modesta. Io c'ero, so quello che hai fatto. Devi essere fiera di te. Sei una donna di grande talento. Sai, è curioso perché veramente a casa nessuno apprezza quello che faccio. Su, serio, è difficile da credere. Strano che nessuno ti abbia già accalappiato, Greg Turner. Qualcuna ci ha provato, ma sono un tipo sfuggente. Perché? Non lo so. È che vorrei impegnarmi una volta per tutte. Trovare la donna giusta... Innamorarmi, creare una famiglia e restare insieme per sempre. In effetti non è facile. Sì, può darsi, ma io ci voglio provare. Grazie di avermi accompagnato a fare i regali. Ho avuto l'opportunità di passare un po' di tempo con te. E non hai dovuto fingere di essere tua sorella per convincermi. Ah, davvero spiritoso. Se non altro, lo scambio di identità è servito a farmi comprendere quanto mi manchi questo posto. Mm.
Il cellulare. Questo vinco di sicuro. Non lo so, anche il mio non è male. Ma a te sta bene, non è nello spirito della gara. Vieni. Wow. Sì, e sei stato tu a costruirlo. Sì, ma grazie a te è diventata una vera opera d'arte. Questo cos'è? In pratica è il suo piano di sviluppo immobiliare realizzato con il pan di zenzero. L'idea è sua. E il progetto è suo. E il ricavato dell'asta silenziosa andrà ad Habitat for Humanity. Li vale tutti. Beh, magnifico. E credo che in fondo tu abbia ragione. Forse è tempo di tornare a divertirsi alla vecchia maniera. Sono stati miei figli a personalizzarlo. Oh. Vi auguro buon Natale. Grazie, buon Natale. Buon Natale a lei. Credo che sarà lei a vincere. Oh, lo penso anch'io. Bevi qualcosa? Mm-hmm. Ecco, prego, a lei. Ciao! Ciao! È la nuova 3DS XL. Sì, vuoi giocare? Sì. Mamma, ci compri un gelato? Certo. Vorrei poter fare amicizia così in fretta. Le regalo la nuova 3DS, o come si chiama, per Natale. Sì, troppo gentile. Mi dica una cosa, a Littleton è sempre così il Natale? Sì, assolutamente. Mi ricordo che io e mia sorella venivamo sempre qui quando avevamo più o meno la loro età. E adesso facciamo loro da autisti. Com'è potuto succedere? Così in fretta. Ma sa una cosa? Sento di trovarmi nel posto giusto. Davvero? Sì. Si spieghi meglio. Mi spaventava l'idea di trasferirmi qui, ma finora sembra che sia tutto perfetto. Già. Sì, proprio senza. Tieni. Ehi. Ah, eccoti. Per il tuo desiderio segreto. Grazie. Tuo desiderio? Se te lo dico, poi non si avvera. Ciao. Ciao. Desiderio di Natale? Oh, che idea carina, grazie. Lo appendo subito. Ho scoperto il tuo segreto. In realtà vai pazza per il Natale. È incredibile quello che hai fatto. E beh, grazie, ho avuto un bel sostegno. A proposito, non è che voi due... Noi, no, no, mi ha solo aiutato con il party. Strano. Non ha mai aiutato Nora quando se ne occupava lei. Scusami, dico solo quello che penso. C'è una bella intesa tra voi. E io la penso così. Kate, ciao. È riuscito piuttosto bene. Non avevo dubbi. Io ne avevo abbastanza per entrambi. Che cos'hai lì dietro? È per te. Desiderio segreto. Certo. Greg! Così ti dedicherai al tuo talento nascosto. Non so cosa dire, sono senza parole, grazie. Sono anni che non compro dei pennelli nuovi, li desideravo tanto. E perché? È che non ho mai molto tempo per me stessa. Io spero...
Beh, sai, una volta terminata la festa, che le cose non tornino ad essere come lo erano prima. Così? Dimmi che non me lo sto immaginando. No, Greg, non... No. No. Adesso che ti prende? Che c'è che non va? Quello che non va è Kate. Non capisco. Non puoi capire perché sei l'uomo più carino, sincero e autentico che abbia mai conosciuto e ti meriti qualcuna che abbia le tue stesse qualità. Sì, tu. No, Greg, io non sono quella che pensi. Kate. No, io sono Chris. Mi chiamo Chris Lockhart Dixon. Insegno alle scuole superiori e sono divorziata. Piper e Gabe non sono i miei nipoti, ma i miei figli. E Kate in questo momento è a casa mia, a organizzare la festa d'inverno, ed è lì che adesso dovrei trovarmi. A Littleton, a casa mia. Non riesco a seguirti. Ci siamo scambiate l'identità. Quello che importa davvero al di là di questo è che ti meriti di meglio. I don't want nothing melancholy, just a little eggnog and holly on this holiday with you. So hurry up, don't keep me waiting, I'm in the mood for celebrating, just want a holiday for two. As long as I'm with you, I don't care what we do. Grazie. Non vorrei mangiarli da solo, vero? Dai, ridammelo. Il coro dove l'ha scovato? Loro fanno parte del teatro di Denver. L'uomo al centro è anche un attore. È stato uno dei sostituti nel musical Hamilton. Forte. E pensava di non farcela, vero? Devo dire che non è esattamente quello che mi aspettavo. Alcune delle cose migliori della vita sono sorprese. E ora che la missione è compiuta, dopo tutto quello che ha fatto, oserò chiederlo. E cosa vuole chiedermi? Verresti a cena con me? La pausa non fa sperare bene. Ok, ascolta, se non ti dispiace, avrei bisogno di farti una domanda. D'accordo. Quando hai conosciuto Kate tanti anni fa, tra voi c'era una certa intesa. Stavate bene. Ricordo che lei si era presa una bella cotta per te. Sul serio? Sì. Eravate come due personaggi usciti da un libro di favole. Lo stesso giorno le hai dato un appuntamento per andare a pattinare insieme e poi sei sparito. No, io ci sono andato all'appuntamento, ma sono arrivato in anticipo. Kate! Vai, allora ci vediamo dopo. Non vedo l'ora, Kate. Oh, scusami tanto. Quella, per caso, è Kate Lockhart. La sola e unica. L'ho vista baciare un altro ragazzo. Era Blake. Blake Dixon, vuoi dire che è per questa ragione che sei sparito? Questo Blake Dixon, a quei tempi era il tuo ragazzo? Sì, no, noi... ci eravamo scambiate le parti. Pensavo che fosse stata Kate a baciarlo, invece non era Kate. Eri tu. Tom, ho bisogno di dirti alcune cose. Scusa, mi dispiace, devo andare. Ci vorrà un secondo. Sì, certo. Avresti dovuto chiamare prima di venire a Littleton. È finita. È finita cosa? È finito tutto. E la festa com'è andata? Alla grande, una meraviglia. Meglio di quanto immaginassi. E Greg mi ha baciata. Io non sono riuscita a fermarmi, come mi capita quando sono agitata. È stato terribile. Gli ho raccontato tutto, ogni cosa. Sei arrabbiata, vero? E ora come ti senti? Chi io? Sì, tu, mia sorella. Cosa provi dopo quello che è successo? Mi sento malissimo. E sono triste. Greg mi piace davvero tanto. Non mi era più successo. Sai adesso che ci vuole? Cioccolata calda. Ci vediamo al villaggio di Babbo Natale.
Grazie. A lei. C'è qualcosa che non abbiamo fatto? Il pattinaggio sul ghiaccio. Davvero? Sì, è divertente. Quando ci scambiavamo alle lezioni di geometria, ricordo che non era così complicato. Già, tranne quando la mamma ci ha scoperto. Sì, non è stato divertente. No, niente affatto. Lei mi manca. Sì, anche a me. Per questo hai smesso di venire qui? Perché ti ricorda la mamma? Non lo so, non ci ho mai pensato. Può darsi, in parte. A papà manchi tanto. E anche ai ragazzi. E a me, Kate. Anche voi, Chris. Questo scambio ci ha dato l'occasione di conoscerci ancora meglio. È vero. E sei riuscita a salvare il progetto della Jasper Tower. Sì, giusto. Stavolta sono fiera di me, lo ammetto. Certo, e fai bene. Hai fatto un lavoro davvero pazzesco e te ne sono immensamente grata. Grazie, Kate. Devo confessarti una cosa. Io in qualche modo ti ho sempre invidiata per tutto quello che avevi. I tuoi vestiti, la tua carriera, tutta quella libertà. Mentre io sono soltanto una delle persone migliori che conosco. Il tuo vero problema è che non sai quanto vali. Non avevo mai lavorato tanto prima di mettermi nei tuoi panni e tu lo fai ogni santo giorno. Non è mica colpa tua se con il tempo ci siamo allontanate. Anch'io ero invidiosa di te. Di cosa? Di fare il bucato, forse? Tu vivi insieme alle persone che ami, io no. Non faccio altro che lavorare. E credo di non essermi mai innamorata. La storia con Tom Kinder. Eravamo ragazzini. Ora non lo siete più, quindi... Ti capisco, sorella. Che pasticcio. Ci inventeremo qualcosa. Già. Dimenticavo di dirti che Tom vorrebbe invitarti a cena. Prometto di non accettare, tranquilla. Grazie. Vedrai che le cose si sistemeranno con Greg. Sì, me lo sento. Mamma. Sì? Kate Lockhart. Sì? Kate, sono felice di vederti di nuovo alla nostra grande festa. Direttore Sumner, anch'io sono felice di rivederla. Mia sorella mi stava giusto raccontando della sua fantastica idea di destinare parte della donazione del signor Kinder all'acquisto dei materiali scolastici di cui gli insegnanti hanno bisogno. Trovo che sia un'idea meravigliosa. Sì, la ringrazio, direttore Sumner. Anch'io ritengo che sia una buona idea. E devo dire che il settore artistico ha dato il meglio di sé in questa occasione. Certo, naturalmente. Sono felice. Tu devi essere Tom. È bello rivederti, Kate. È da tanto tempo che non vedo i miei nipotini, quindi se non vi dispiace... È tranquilla, vai. Tom, c'è una cosa che devo dirti. Chris. Sì? Greg. Greg! Chris. Sono Kate. Oh. Lui chi è? Greg. Lui chi è? Tom. No, un attimo. Tu chi sei esattamente? Beh, sono Kate Lockhart. È un vero piacere rivederti. Tom, aspetta, lascia che ti spieghi. Kate, un momento. Kate, ascoltami. Mi puoi aiutare con Chris? Ti prego. Papà, hai visto che ho fatto? Sì. Te la cavi benissimo. Sei tornata, finalmente. È bello avervi tutti qui. Beh, non proprio tutti. Ciao, cucciolo. Sono venuta a vedere come state.
Ora ci siamo proprio tutti. Zia, ci sarai al pranzo di Natale? Direi di sì. Chris, Kate, che ne dite di aprire qualche regalo di Natale? Grazie. Per le mie ragazze. Da parte della mamma. Li hai trovati soltanto adesso? È per questo motivo che hai organizzato quel pranzo? Li ho trovati in soffitta mentre cercavo gli addobbi di Natale. Vostra madre nascondeva sempre i regali. In giro per tutta casa? Lo faceva ogni anno. Su, apriteli. Lei sapeva quanto vi piacesse pattinare insieme quando eravate ragazzine. Faremo molto più di questo. Sì, ci puoi contare. Greg, si può sapere che ci fai qui? Ciao, Chris. Spero che non ti dispiaccia. Volevo vederti. Oh, come hai fatto a trovarmi? Tu hai parlato della festa d'inverno. Ho iniziato da lì e ho incontrato tua sorella Kate. Kate? Sì, la vera Kate. Mi ha detto dove trovarti. Te l'ha detto lei? Questo posto mi piace. Anche l'appartamento è molto carino, ma non fa per te. Sì, beh, hai di fronte la vera Chris. L'unica vera me. Mi piace la vera te. Sai, mi piace anche l'altra te. Insomma, mi piace in tutti i modi. E in qualsiasi ruolo. Non so come spiegartelo. Ho visto Kate ogni giorno per 3 anni e niente. Ma ricordo il momento esatto in cui hai preso il suo posto. Indossavi dei jeans e ti erano caduti i fogli. Greg, aspetta. Sono una mamma single di provincia. E allora? Sei proprio sicuro che ti stia bene? C'è un solo modo per scoprirlo. Ragazzi, vi presento Greg Turner. Salve. Salve. Gabriel Dixon, il figlio. Piacere di conoscerti, Gabriel. Vieni. La ringrazio dell'ospitalità, molto piacere. Bene. Dove stai andando? Vado alla festa d'inverno, devo fare una cosa. Non ci metterò molto. Non scappare. No, anzi, ti assicuro che ti stuferai d'avermi tra i piedi. Allora ti aspetto. Oh, ok. No! Ti ho presa. Tom! Ciao, Kate. Ho reagito male prima, scusami. Sai, sei davvero l'ultimo a doversi scusare. Io stento a credere che tu voglia ancora parlarmi. Sapevo che era più di una storiella. Allora, come adesso? Sai, io e mia sorella da giovani ogni tanto ci scambiavamo le parti. Era divertente. L'ultima volta che l'abbiamo fatto è quando ci siamo conosciuti. Ricordo che quella sera avrei dovuto lavorare e invece volevo stare con te. E adesso? Perché lo scambio di parti? Mi dispiace, l'abbiamo fatto solo per sapere come ci si sentiva l'una nei panni dell'altra. Ma poi sei arrivato tu. E allora? Non volevo più tornare indietro. Avevo voglia di stare con te.
Sarò molto sincero, Kate. Forse ti sembrerà ridicolo. Hai mai incontrato qualcuno che ti fa sentire a casa? Una volta. In due diverse occasioni. Che sia ben chiaro, mi chiamo Kate Lockhart. Sono single, non ho figli, lavoro in una società di sviluppo immobiliare e vivo a Denver. Ho qualche possibilità di convincerti a venire a Littleton un po' più spesso? Direi che è molto probabile. Beh, sai, Denver non è poi così lontana. La strada va in entrambe le direzioni. Questa è una teoria che andrà verificata, ma non stanotte. Ho altri progetti in mente. Davvero? E quali sarebbero? Abbiamo una questione in sospeso. Avete molto in comune. Soprattutto i videogame. Tu cosa ne pensi? Per me va bene. Beh, non solo quello. Buon Natale, papà. Con tutto il cuore. Quella che ho cucinato io, naturalmente. Oh, mio Dio, la mangi a tuo rischio e pericolo. Dopo giochiamo alla PlayStation. Coraggio, si balla. Sleep.